Quest'ultimo round dei trofei MP Exalt Moto Estate ci racconterà chi sarà a vestire la corona d'alloro di ogni singola categoria. Ma uno solo è riuscito a farlo con una gara d'anticipo. Andiamo a conoscerlo. Davide Conte a vestire l'alloro 2021 di questo Moto Estate per la classe 300 Supersport. La sua è stata una cavalcata non troppo comoda, ma è stata comunque una bellissima cavalcata. Allora Davide, raccontati un attimo ai nostri amici, ai nostri fan del Moto Estate. Allora, ciao ragazzi, io sono Davide Conte, ho iniziato ad andare in moto nel 2011, passione che è nata da papà chiaramente, papà correva anche all'interno dei trofei Moto Estate, e da lì è nata tutta una passione incredibile. Ho iniziato a fare le gare dal 2014 e mi sono iscritto qui al Moto Estate quest'anno, il campionato italiano che sono riuscito a vincerlo nel 2017, e sono arrivati dei bei risultati, quindi è stato tutto molto bello. Insomma, quest'anno, anche che siamo riusciti a vincere il campionato, ho imparato molto e poi ho avuto avversari veramente tostissimi, quindi è stato tutto fantastico. Insomma, ci tengo ancora a dire che io sono ancora uno studente, quindi la mia professione oltre al motociclismo è che vado ancora a scuola per 17 anni. 17enne, prossimo alla maggiore età, ma con le idee ben chiare. Davide Conte ha un sogno nel cassetto che sta diventando un progetto. Sì, il mio sogno è arrivare al motomondiale nella 300, è la categoria che sto facendo in questi anni, in questo momento. Può diventare un obiettivo, adesso ci stiamo guardando intorno e ci stiamo muovendo di conseguenza, insomma. I tempi ci sono, bisognerebbe essere un pelino più costanti, però stiamo facendo bene per ora, quindi perché no, insomma, perché non sognare? Ripercorriamo un attimo questo 2021. Hai accennato precedentemente che hai avuto degli avversari di livello. Sono state 5 gare molto importanti con un nome importante anche col quale non ti sei risparmiato nessun colpo. Eh sì, il nome importante è Bradley Smith, ex pilota di MotoGP. È stato un campionato bellissimo perché lui non si è mai risparmiato, si è messo in gioco in una categoria chiaramente che poteva essere all'inizio difficile per lui, no? Arrivando da moto molto più potenti che si guidano in modo totalmente diverso, e io ho imparato tantissimo da lui, vederlo guidare è fantastico, ma non solo lui, perché chiaramente anche gli altri iscritti al campionato, più tante wild card che sono venute, che corrono anche nel CIV con me. È stato un campionato molto difficile e dove siamo arrivati molto spesso anche qui a Cremona all'ultima curva a giocarci la gara, quindi bello, bello, mi sono proprio divertito. Ma c'è un episodio che ti è rimasto nel cuore? Sì, allora diciamo che l'episodio che più mi è rimasto nel cuore è stato la prima gara a Varano, dove sono riuscito a battere all'ultima curva un mio avversario, e lì è stato veramente bello perché ho passato proprio per primo il traguardo ed è stato bello, però ce ne sono veramente tanti. Lì a Varano anche in un'altra gara sono riuscito a guadagnarmi il podio all'ultima curva, o qui a Cremona con Smith proprio sono arrivato all'ultima curva a batterlo, quindi è stato molto bello, insomma. Poi anche essere riuscito a vincere il campionato a Cervesina, dove ero secondo, sono caduto, rialzato la moto, rimontato con la leva del freno che non era propriamente dritta, ed essere riuscito ad arrivare comunque nono, quindi in top 10, e vincere il campionato è stato bello, e quindi ho tanti ricordi legati al Moto Estate quest'anno. Quindi non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo a Davide Conte per il suo programma 2022, augurandoci che possa essere nostro ospite l'anno prossimo nel paddock, dove poter venire a trovare gli amici, ma soprattutto dove poter magari venire a festeggiare un risultato importante a livello internazionale. Perché il ragazzo c'è, il ragazzo merita, e è stato per noi un onore vederlo muovere i suoi primi passi all'interno dei trofei Moto Estate.